Sicuramente voglio ripetere la stagione che ho fatto, perché nel calcio sai che ormai è passata, la stagione è passata, adesso ci si ripresenta qua nei migliori dei modi per poter in questa preparazione avere un'ottima forma e per trovare i giusti meccanismi con i nuovi compagni. Ci sono tanti giovani, stranieri e questi ritiri precampionati serve per far sì che si compatta il gruppo prima possibile e si capisca tutti l'intento del Palermo. Sicuramente ho fatto un gran campionato, però c'è il CT che seleziona i giocatori e quindi ha fatto le sue scelte. Conte credo sia uno dei migliori allenatori che ci sono in giro, avrà fatto le sue valutazioni, però cerco di, dopo questo campionato, cercherò di metterlo in difficoltà. Poi è uscita un po' andata, virgolette, una polemica con Conte, che forse ho sbagliato io, che ho stato travisato un po' le mie parole. Credo che io sicuramente ho detto che l'anno scorso ho fatto un gran campionato, però non voglio giudicare l'operato del CT della Nazionale, che credo che sia, si è visto tutti l'operato suo, che ha fatto un grandissimo qualificazione di diverse partite. Quindi è uscita, tra virgolette, un po' la polemica, che non è la mia intenzione, tutto qua. Ma adesso sono da 2 o 3 giorni, certi che sono arrivati da un paio di giorni, tanti sono arrivati all'inizio campionato, sono tanti cambiamenti quest'anno rispetto all'anno scorso e quindi credo ci vorrà un po' di tempo, però sicuramente il presidente ne capisce di calcio, ha visto grandi qualità in questi giocatori qua e adesso sta al mister a mettere nei migliori dei modi. Adesso è ancora prematuro fare qualche obiettivo, adesso dobbiamo pensare soprattutto a mettere benzina nelle gambe e a fare la forma fisica ottimale. Stiamo facendo fatica, come è normale che sia, e poi credo che appena finisce il mercato e inizia il campionato, da lì si prospetterà i nostri obiettivi. Ma credo che Palermo, come l'anno scorso, fra ogni partita cercherà di vincerla. Credo che sia stima reciproca, però dovete chiedere al mister perché mi porta sempre nelle sue squadre. Io sono contento di essere allenato da lui e far parte del gruppo che viene allenato da lui. E sono contento perché mi considera un giocatore importante. Guarda, sinceramente queste sono cose che competono più al direttore, Gerolini, al presidente e al mister. Io devo fare il giocatore, devo pensare di fare il migliore dei modi il mio lavoro e se arrivano giocatori di qualità, di prospettiva o giocatori importanti già affermati, questo senza dubbio sarà un vantaggio per la squadra, per Palermo, per noi, per i tifosi. Però è importante che ognuno faccia il suo e vada in campo mettendo il cuore, come abbiamo sempre fatto. Credo che Vasquez ha qualità straordinarie, il giocatore ci fa fare il salto di qualità e credo che quest'anno punteremo molto su di lui.